Il Comune d'Argenta si augura che la vicenda possa essere a breve riportata nell'alveo naturale, cioè quello di un processo giudiziario. Il caso deve essere riaperto in sede giudiziaria e quella è l'istituzione, la giustizia, che ha da occuparsi del caso. Oggi il nostro ente può fare poco se non quello di continuare a sensibilizzare. Quanto di importante c'era da fare credo sia oggi stato fatto e da parte della famiglia, e del mondo sportivo e da parte delle istituzioni. Oggi compete alla magistratura fare un passo importante. Nel viaggio che ho fatto in Calabria con l'associazione ho conosciuto i ragazzi della curva del Cosenza che mi hanno spiegato una cosa particolare ed è questa. Cosenza negli anni 80, inizio anni 90, viveva un momento molto difficile e molto particolare. Dentro alla curva, dentro allo stadio, scomparivano tutte le tensioni che si vivevano nel mondo civile, non c'era omertà ed era il vero momento ricreativo in cui le persone potevano essere se stesse e i ragazzi costruivano la società civile di oggi dentro a quella curva. Per cui per quei ragazzi aver perso il beniamino e lo scudiero è stata una ferita così profonda che 20 anni dopo non si è ancora cicatrizzata. Il nostro piccolo apporto è la speranza di poter dare un tassello in più, una testimonianza in più a questa associazione, perché sappiamo benissimo che prima o poi vincerà la sua battaglia e vogliamo che la vinca il prima possibile, sperando con il nostro aiuto di poter avere accorciato questo tempo, visto che di tempo ne è già passato tanto. Io non ho conosciuto Dennis, ma quando sono entrato in contatto con questa associazione ho avuto la chiara percezione che chi ha fatto del male a Dennis contava sull'omertà delle persone, contava sulla memoria corta delle persone, contava sull'egoismo delle persone. E io, pur non conoscendolo, ho deciso di aderire a questa associazione perché non ho voglia di darla vinta a chi gli ha fatto male. È importantissimo che le coscienze vengano scosse, come hanno detto prima i politici del caso. Ed è fondamentale che si rimetta in moto un processo che 20 anni fa è stato più una farsa che un processo vero e proprio. E l'obiettivo per me importante e principale da raggiungere è pulire l'immagine di Dennis Bergamini, perché tutte le voci che sono girate sul suo conto hanno sporcato l'immagine di un ragazzo che invece era uno spettacolo e una gioia di un ragazzo. Cioè, io ho perso un fratello perché noi eravamo talmente legati, eravamo fratelli, eravamo. E sapere e non sapere come ha spento la sua vita e chi l'ha spento è stato comunque in questi anni qua un cruccio enorme. Io comunque la mia vita è continuata, il ricordo di Dennis c'è sempre e ci sarà e rimarrà indelebile nella mia memoria. Di non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica questo in particolare che si giudica un giocatore. Un giocatore dove ti dà il coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Il mio pensiero va ai genitori di Dennis e ai familiari di Dennis, la loro vita si è fermata quel giorno che lui ha perso la vita. E quando arriverà il giorno della verità e della giustizia, io sarò contento per Dennis e per i suoi genitori e per la sua famiglia, perché finalmente troveranno un po' di pace.